Soriano, che è una sezione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Tecnologia. Ci occupiamo da circa 12-13 anni di geotermia. In particolare noi studiamo quello che succede sotto i nostri piedi, cioè in sostanza quello che succede nei serbatoi geotermici quando sono soggetti a coltivazione, e ci occupiamo ovviamente anche di monitoraggio geofisico, geochimico e monitoraggio termico, che sono fondamentali nella ricerca geotermica. Ricalcherò qualche cosa detta nella presentazione precedente, perché qui ci occupiamo in sostanza di quello che succede da un punto di vista sismico quando c'è una stimolazione di fluidi all'interno di serbatoi geotermici. Cioè il lavoro che stiamo facendo, cioè il lavoro che a breve verrà anche pubblicato sulla rivista Geothermics, è stato fatto attraverso dei modelli numerici, cioè dei modelli che simulano le perturbazioni fisiche indotte da queste tre fondamentali azioni, che sono quelle che teoricamente possono produrre sismicità, cioè l'estrazione, la iniezione e la reiniezione. Quando parlo di reiniezione significa estrazione del fluido e riemissione dello stesso fluido, della stessa quantità di fluido all'interno del serbatoio. Quindi questa applicazione vale in particolare per la geotermia moderna, cioè quando noi eseguiamo in sostanza reiniezione totale, quindi anche con l'incondensabile all'interno del serbatoio. Salto un po' con la ho fatto una presentazione piuttosto tecnica, ma visto pure l'audience cercherò di saltare diciamo le parti un poco più tecniche. Noi abbiamo applicato questi modelli, queste modellazioni numeriche a dei modelli concettuali già pubblicati per quanto riguarda in particolare l'isola di Ischia, Campi Flegrei e Sulzforé in Francia, che è un sito EGS. È stata fatta molta confusione, specialmente da noi in Campania, per quanto riguarda la possibile sismicità indotta legata ai serbatoi, allo sfruttamento, alla coltivazione di serbatoi geotermici, e in sostanza è stato messo tutto in un unico calderone senza capire in realtà quali sono effettivamente le attività che producono la sismicità indotta, che in sostanza sono tre: quelle dimostrate scientificamente, quindi con dati, il fracking, il wastewater disposal, cioè l'emissione di acque utilizzate nell'ambito industriale a profondità molto elevate, utilizzate ad esempio nell'industria petrolifera, e l'EGS. Queste tre attività sono quelle che hanno, da un punto di vista proprio del dato, certificano una correlazione tra causa e effetto, cioè tra emissione di fluidi all'interno dei serbatoi e innesco di sismicità. Vedremo che per quanto riguarda gli impianti geotermici il discorso è molto diverso. In realtà non c'è alcuna dimostrazione che anche i grossi impianti geotermici generano sismicità. E questa è una tabella ripresa da un lavoro molto importante di McGarr del 2014, dove si vede appunto che tutti i siti dove c'è attività certificata, quindi tra causa e effetto di iniezione di fluidi e movimentazioni di fluidi e sismicità, riguardano, a parte questa che è una perforazione scientifica dove è stata fatta appositamente una immissione di fluidi per generare sismicità, riguardano fracking, EGS e wastewater disposal. Non esistono in letteratura e a livello sperimentale casi certificati di sismicità correlata agli impianti geotermici, e in particolare ai piccoli impianti o agli impianti a reiniezione totale. Questo va ben definito, perché è importante. Se mettiamo su un grafico questi dati, vediamo che c'è una linea che in sostanza ci dà una demarcazione di quella che è la magnitudo massima dei terremoti in funzione dei volumi immessi nel suolo. La cosa fondamentale, anche su questo si fa molta confusione, non è soltanto la pressione che noi di reiniezione dei fluidi a generare i terremoti. In realtà non è il fattore discriminante, ma il fattore discriminante è il volume, che qua è indicato con delta B. Noi possiamo immettere fluidi anche a pressione di 200 bar all'interno del 2 km, 3 km di profondità, ma se queste pressioni non si distribuiscono all'interno di volumi sufficientemente grandi, non potremo mai avere sismicità. Quindi questa è fondamentale. Non vi sto a spiegare le equazioni perché perdiamo tempo. L'unica cosa importante da sapere è che ci sono delle soglie di pressione teoriche che sono generalmente intorno ai 2,5 MPa, cioè 25 bar, oltre le quali generalmente si registra sismicità quando si immettono grossi volumi di acqua all'interno dei serbatoi.
Questo, scusate, riguarda principalmente l'iniezione dei fluidi. Qualche caso di sismicità si registra anche nell'estrazione dei fluidi, specialmente nell'estrazione dei grandi bacini, dai grandi bacini petrolifici di petrolio, quindi non riguarda la geotermia, ma l'ho inserito lo stesso. In questo caso non esiste un modello teorico di riferimento. In questo caso la sismicità è generata potrebbe essere generata appunto dalla diminuzione di pressione all'interno di grossi serbatoi che inniscano il movimento delle faglie attorno a questi serbatoi per la variazione dello stress statico. Quello che vi farò vedere nel modello prevede questo in sostanza, vediamo prima per quanto riguarda quello che succede nella zona di reiniezione. Se io ho un pozzo di estrazione, uno di reiniezione, avrò un volume perturbato all'interno del quale ci sarà una certa variazione di pressione e questo volume sarà generalmente contenuto. Se per lo stesso caso, quindi con lo stesso volume di fluidi iniettati, io però faccio solo iniezione, avrò un fronte di pressione molto più grosso e questo potrà ovviamente intercettare più facilmente popolazioni di faglie che possono attivare terremoti. La stessa cosa per quanto riguarda la zona di estrazione. Se io faccio estrazione e reiniezione, nella zona di estrazione avrò in questo caso una diminuzione di pressione su volumi molto contenuti. Se io faccio soltanto estrazione senza reiniezione, i volumi in cui diminuisce la pressione saranno molto più grandi e anche in questo caso potranno andare a intercettare delle faglie. Andando a riportare questo concetto su un modello numerico, modelli numerici in sostanza partendo da un modello concettuale di riferimento che è basato su una serie di dati scientifici in base ai quali si può costruire in maniera abbastanza realistica la situazione quindi di un serbatoio geotermico, della successione di rocce, eccetera, delle condizioni di pressione e temperatura, appunto con questi modelli si può simulare quello che succede e attraverso una serie di equazioni piuttosto complesse, il modello in sostanza assume un equilibrio locale tra il fluido e la matrice rocciosa. La matrice rocciosa viene discretizzata in elementi molto piccoli e il software in sostanza analizza quello che succede a livello termodinamico in ogni particella in cui è stato suddiviso il nostro modello. Quindi sono molto precisi da questo punto di vista, come informazione spaziale che danno questi modelli. Salto le equazioni perché sennò... Quindi che cosa andiamo a modellare? Andiamo a modellare l'estrazione, l'iniezione e la reiniezione di fluidi geotermali all'interno di serbatoi con ben note caratteristiche fisiche e questa cosa è stata applicata a tre modelli di serbatoi già tra l'altro pubblicati su riviste internazionali e riguardano l'isola di Ischia, come ho detto in precedenza, i Campi Flegrei e Sul Forêt. In particolare nell'isola di Ischia e nei Campi Flegrei sono anche previsti due impianti pilota da 5 MW. Questo è il caso dell'isola di Ischia, qui ci sono le linee di gradiente geotermico riportate in superficie dove si vede che qui è la localizzazione dell'impianto che in realtà è stato leggermente spostato verso est. A Ischia come ai Campi Flegrei abbiamo temperature elevatissime, cioè a 200 metri di profondità possiamo già raggiungere temperature di 150 gradi, quindi qui dobbiamo perforare almeno un chilometro per avere queste forse di più per avere queste temperature. Questo è il modello concettuale dell'isola, quindi un modello che si basa su diversi strati con diversa permeabilità e questo è vi faccio vedere cosa succede nel tempo. In sostanza qui abbiamo la proiezione di quello che succede lungo il pozzo di reiniezione e in questo caso il pozzo di reiniezione è previsto a 600 metri, questo è proprio quello che è previsto nel progetto dell'isola di Ischia e il pozzo, la profondità è riferita al livello del mare, quindi 600 metri sotto il livello del mare e queste sono tutte le caratteristiche del serbatoio. In questo caso si simula un fluorid, cioè una iniezione o un'estrazione di iniezione di 22 kg al secondo, sono più o meno dati che servono per arrivare a una produzione di da 1 a 3 MW per ogni pozzo. La parte reticolata, cioè quella esterna, vi dice che cosa succede quando la parte interna, quella non reticolata, quindi quella interna, ci dice che cosa succede quando facciamo il ciclo di estrazione e reiniezione, cioè all'interno, in sostanza questi volumi sono i volumi in cui abbiamo variazioni di pressione di 10 bar, noi abbiamo messo una soglia di 10 bar che è superiore alla soglia
teorica per il rischio della sismicità, e ci dice che cosa succede appunto nel tempo, cioè come questi volumi si espandono nel tempo se facciamo estrazione ed iniezione, quindi il volume interno, quello intero, e se facciamo solo iniezione, quindi il volume esterno reticolato. Questo è quello che succede nella zona di reiniezione. Vedete che col tempo, dopo un anno, sostanzialmente il volume interno, che è quello legato al processo di estrazione e reiniezione, rimane sostanzialmente lo stesso, varia pochissimo, mentre quello esterno, cioè se facciamo soltanto iniezione, varia in maniera abnorme e cresce continuamente. Dopo 10 anni, dopo 30 anni, raggiunge un volume che non è più calcolabile semplicemente per i limiti del modello, perché il modello ha dei limiti spaziali. Questo invece è quello che succede nella zona di estrazione. Abbiamo messo solo una diapositiva dopo 30 anni, qui è il posto di estrazione. Vedete che se facciamo il ciclo completo, il volume solido è molto più piccolo, quello relativo appunto al ciclo completo, in cui si verifica la variazione di meno 10 bar in questo caso, invece il volume maggiore è quello relativo alla sola estrazione. Quindi le perturbazioni in questo caso sono molto più grosse. Le ho messe anche su un grafico per farvi vedere che se noi facciamo il ciclo completo, la linea rossa, quindi prelievo e reiniezione, già dopo pochi anni si ha praticamente una situazione stazionaria, cioè il volume in cui si verificano variazioni di pressione di 10 bar non aumenta più. Se invece facciamo soltanto iniezione, non solo aumenta in maniera molto maggiore, ma in sostanza non raggiunge mai una sensazione di equilibrio, cioè continua a aumentare nel tempo questo volume. Lo stesso caso per SUS4 è un sito reale in cui si esegue EGS, quindi si conoscevano le caratteristiche del serbatoio. In questo caso è un modello omogeneo, di permeabilità omogeneo, e anche in questo caso sempre le due superfici, quella retinata e la relativa soltanto all'iniezione, quella interna al ciclo completo, e vedete qui il pozzo raggiunge una profondità di 5.000 metri, e vedete che anche in questo caso, in sostanza, con la sola iniezione, i volumi in cui si hanno perturbazioni di pressione sono molto più grandi. Questo è quello che succede nella zona invece di estrazione, sempre se facciamo i due casi, vedete, insomma, la differenza è notevole. Anche qui ho riportato su un grafico il risultato per farvi vedere che i due risultati divergono, cioè c'è una situazione quasi stazionaria per la reiniezione, quindi per il ciclo completo, mentre invece questo stato non si raggiunge anche nel caso di SUS4. Per i campi flegrei abbiamo una situazione da un punto di vista geologico simile a quella di Ischia, quindi con gradienti molto elevati in superficie. Anche qui è previsto un impianto pilota di 5 MW vicino alla zona della solfatara, che è la zona dove ci sono le maggiori emissioni fumaroliche e i gradienti più elevati, probabilmente tra i più elevati, forse i più elevati in Italia. Questo è il modello su cui ci siamo basati, che è un modello sempre a diversi strati con permeabilità variabile, e questi sono i risultati. Addirittura in questo caso, questo è quello che succede sempre nella zona di reiniezione, il pozzo è previsto tra i pozzi sono previsti a una profondità di 1000 metri sotto il livello del mare. In questo caso vedete questo puntino qui, che non si vede proprio, la variazione di pressione di 10 bar dopo un anno relativa al ciclo completo, e questa esterna invece è relativa soltanto alla reiniezione. Addirittura in questo caso la differenza è veramente enorme, e la parte, diciamo, relativa appunto al ciclo completo rimane sostanzialmente, il volume rimane sostanzialmente molto piccolo, mentre si allarga a dismisura quello relativo al suo ciclo di iniezione. Questo dipende molto dal modello di permeabilità utilizzato, oltre che dalla quantità di fluidi che andiamo a immettere nel serbatoio. E questo è quello che succede nella zona invece di estrazione. Quindi vedete questo puntino qui, dopo un anno, è quello che succede quando andiamo a estrarre fluido e a reiniettarlo, rispetto invece a estrarlo solamente la parte reticolata. Sì, ce la faccio. Vabbè, saltiamo questo. Quindi, in sostanza, con questo si dimostra
si dimostrano una serie di cose, sebbene dal punto di vista numerico, ma ci sono anche dati sperimentali che dimostrano il fatto che i casi eclatanti, o comunque i casi accertati di sismicità indotta da movimentazione dei fluidi nella crosta superficiale, quindi da 1 e 5 km, sono da attribuirsi esclusivamente alle attività di estrazione di gas, petrolio e alla geotermia stimolata, quindi alle GS, che in Italia non si fa ed è vietata, e al fracking. La sola iniezione o estrazione di fluidi genera in sostanza un mancato ribilanciamento idrologico, idrogeologico, cioè quando noi facciamo solo estrazione, solo iniezione di fluidi, ovviamente c'è un deficit o un eccesso dal punto di vista proprio del bilancio idrogeologico all'interno del serbatoio, e questo genera delle variazioni di pressioni sostanziali che aumentano sempre nel tempo se non c'è qualcosa che in qualche modo riporta il sistema a un equilibrio stazionario, a una situazione stazionaria. Ovviamente gli impianti geotermici moderni, in particolare quelli che prevedono la reiniezione totale, sono ovviamente come dire, ottimali da questo punto di vista, perché fanno sì che dopo un certo tempo dall'inizio della coltivazione geotermica si ristabiliscono delle condizioni stazionarie che non è possibile avere sismicità. Non è possibile anche rispetto a quello che il collega precedente ha detto, cioè che generalmente la sismicità si verifica al di sotto dei 2000 metri. Quando parliamo di impianti che vanno a perforare profondità minori, come può essere il caso di Ischia o dei Campi Flegrei, anche i volumi potenziali sismogenetici sono troppo piccoli per avere sismicità. E quindi in sostanza la riduzione dei volumi perturbati per questi tipi di impianti a reiniezione totale abbassano in maniera sostanziale la probabilità di attivare falle sismogenetiche. Ovviamente a cosa servono questi modelli? Se io voglio fare un impianto geotermico in una determinata area, mi serve, oltre al modello, mi serve ovviamente uno studio dettagliato specialmente della tettonica dell'area, perché mi serve capire dove sono le potenziali faglie che possono generare terremoti. In questo caso io posso certamente progettare un impianto geotermico in modo che, andando a vedere quelli che sono i risultati delle modellazioni numeriche, vado a posizionare un impianto in modo che questo interferisca il meno possibile o non interferisca affatto con strutture tettoniche attive. Per gli impianti piccoli, quindi impianti tipo impianti pilota da 5 MW, questa problematica non viene proprio presa in considerazione, addirittura in letteratura non esistono proprio casi neanche di sismicità né registrata né avvertita rispetto al funzionamento di impianti di piccola taglia. Quindi in sostanza questa è un punto importante, perché bisogna sempre discriminare quali sono le attività reali che possono produrre sismicità indotta rispetto invece alla geotermia moderna, che assolutamente non ha rischi da questo punto di vista. E ho concluso, grazie. Abbiamo affrontato così anche la questione del sismicità, abbiamo visto come determinate attività siano foriere di sismicità e altre no. A questo punto faccio la parola a Velio Arezzini di SOS Geotermia. Buongiorno a lei, un quarto d'ora io la metto. Sì, cercherò di... Prima di due minuti prima del... No, fatto prima. Grazie. Grazie a lei. Allora, capirete che io non farò un intervento tecnico, non ne sarei forse anche capace, anche se ho studiato un pochino di chimica, ma tanti anni fa, quindi il mio vuole essere un intervento di una riflessione di un cittadino prima di tutto della Miata, perché qui ci sono nato e ci vivo, ma anche come riaffermando anche alcune cose di riflessione di SOS Geotermia, per poi capire, e mi rivolgo al sindaco e a chi ha organizzato questo convegno, che cosa poi si può fare, come ci lasciamo, perché se questo convegno serve a farci conoscere tante questioni tecniche e a informarci di tante cose, credo che sia interessante, ma io credo che ci siano dei nodi, cercherò di dirli, più politici su questi vorrei soffermarmi, che hanno bisogno
di un impegno preciso e concreto a partire dalle istituzioni. E la domanda che vorrei fare è: chi governa il nostro territorio? O meglio dire, è governato il nostro territorio? O siamo in balia delle scelte fatte da altri, in particolare della Regione Toscana? Vediamo cosa sta accadendo. Abbiamo 5 centrali flash di emissione in atmosfera per un totale di 120 MW, PC3, PC4 e PC5 a Biancastagnano di 60 MW, Bagnore 3 e Bagnore 4 di 60 MW nel versante corsetano. Sono centrali a forte impatto ambientale che creano problemi dal punto di vista ambientale e sanitario. Barocci ieri mattina, per chi l'ha sentito, forse non tutti, ha documentato bene, in un bellissimo intervento, le cifre di tale grave inquinamento. Vorrei solo richiamarle per qualcuno dei giovani anche che non c'erano, ma nella Miata noi abbiamo, nei maschi residenti, nei comuni geotermici della Miata, un eccesso significativo statisticamente del 13% in più di morti fin nel 2010 e di 10% sui dati del 2012. Per tutti i tumori sono segnalati eccessi significativi statisticamente intorno al 30%. Insomma, da noi alla Badia e nella Miata ci si ammala di tumori più 30%, in particolare nei comuni di Abbadia e Biancastagnaio, si muore di più rispetto ad altri comuni e zone non geotermiche. Non sono dati nostri, sono dati dell'ANSE, per l'Agenzia Regionale della Sanità, eppure dovrebbe essere, a nostro avviso, il contrario. Abbiamo la più grande faggeta d'Europa, siamo circondati dal verde, siamo circondati da una meravigliosa montagna, dal bosco, dalle acque, siamo a 830 metri sul livello del mare, non ci sono industrie chimiche o di vernici o altre aziende pericolose, non c'è il traffico, sì, un pochino, ma insomma, se andate in confronto a Firenze o a Roma, siamo nel fioretto da questo punto di vista. Quindi abbiamo meno PM2,5 e PM10, che sapete tutti che sono fortemente pericolosi per la salute dei cittadini. E allora si dovrebbe vivere di più e meglio, e invece si hanno più tumori e più morti. Allora, prima si è detto che dipendeva dagli stili di vita, che eravamo un po' troppo goderecci, mangiavamo troppo, bevevamo troppo, poi si è accorti di averla detta grossa, hanno detto no, gli stili di vita ce l'avete a pari degli altri. Vabbè, allora, almeno questo ci hanno salvato. Anche se a me non mi dispiace, insomma, che si può dire che si faccia anche qualcosa di godereccio, perché sennò so che si deve fare nella vita. Però poi no, dice, poi dipende dal mercurio, dalle miniere, perché queste. Ora, le miniere sapete che sono chiuse dal 1976, la cassa integrazione, 40 anni fa, e Biancastagnaio, il Ziele, è distante, ora per Badia ce l'abbiamo più vicina, ma il Ziele è verso Castellazzaro. E poi al Cidosso non ce l'ha mai avuto le miniere, pure ce l'ha anche loro, perché c'è i fumi di Bagnole. Quindi anche questa tesi, secondo noi, è un po' inventata. E allora hanno detto che meritiamo due ulteriori studi, altri 800.000 euro ha speso la Regione Toscana, ha finanziato a Lazio perché deve approfondire, e poi tra 2 o 3 anni ci diranno forse che la geotermia, questa qui non è quella determinante. Io ho detto mettono in una busta i risultati dello studio, sono convinto che se si apre tra 2 o 3 anni ci diranno così. E io gli ho detto che feci una battuta, non vorrei che un giorno nella lapide ci fosse scritto è morto ma non si sa da che cosa, però stanno ancora studiando. È una bella soddisfazione. Allora noi abbiamo detto, ma se a un certo momento voi fate questi studi, intanto fate la moratoria, ecco la prima richiesta. Perché non hanno accettato la moratoria? Io non ho mai visto una casa che quando ci dicono guardate che ci sono dei problemi geologici, uno ha fatto il primo piano e le dicono ancora stanno studiando, ci vuole 2 o 3 anni. Non ho mai visto io che uno fa il secondo piano, fa la mansarda e ci va a stare. Dice fermi tutti, fino a quando non c'ho i risultati dello studio non è, non fa niente. Era un ragionamento talmente logico quando l'abbiamo fatto alla Regione. Che ci ha fatto la Regione? Ci ha detto, ah sì, voi fate stiracolamenti, vi facciamo il raddoppio a Biancastagnaio e il Bagnore 4. Ma o ci siamo spiegati male noi o non si capisce. Cioè, mentre a un certo momento si studia, si raddoppia le centrali. Questa è la politica che ha fatto la Regione nella Miata. Ci ha preso, scusate, per fondelli. Perché io non l'ho mai visto, ripeto, quando c'è il piano, un primo piano con queste situazioni che va in seconda e poi in terzo. Aspetti i risultati. Che cascava il mondo? Non abbiamo bisogno di altre centrali. La nostra produzione di energia elettrica in Italia
non a un certo momento è massimo al 60% delle potenzialità che già abbiamo. E non si rimaneva senza luce se si metteva al minimo le centrali in attesa dei risultati anche di questo studio. Risultati sui quali io credo che non avremo delle grosse indicazioni, però almeno affermabili. Invece no, hanno fatto il raddoppio delle centrali, in contrasto minimamente con il principio di precauzione che è approvato dalla Comunità Economica Europea, che dice che prima di tutto quando c'è un rischio, devi eliminare il rischio, non aspettare a capire se c'è correlazione, non c'è correlazione, eccetera, eccetera. Perché quando c'è un fattore inquinante, il primo problema è di eliminare il fattore inquinante, poi vedere se ci sono altre cause. Ma noi ce l'abbiamo. Sappiamo che ci mettono tonnellate di sostanze velenose nell'aria, tonnellate di mercurio, di acido solfidrico, tutte queste sostanze, queste miscele che fanno completamente male. E allora perché non si fanno queste questioni? Per i soldi. Perché la regione toscana e l'ENE prende milioni dalle compensazioni, dalle rinnovabili, e con i soldi, come si dice il proverbio, si manda l'acqua per il sud. Poi ci danno qualche milione e i nostri sindaci furbi, quello da Badia non l'ha mai fatto, ma però lo fanno passare per coglione, perché furbi sono quelli che prendono soldi, non preoccupandosi di questi problemi della salute, perché dicono no, ma non è dimostrabile, sono esagerazioni dei comitati, sono qualche uno che sa che fa dalla mattina alla sera, si diverte a fare queste cose, perché ci trattano anche così, hanno dei comitati, capito? Ci trattano come gente che ci divertiamo sempre a fare queste cose, invece di vergognarsi dei comportamenti che hanno nei confronti dei cittadini e della tutela della salute dei cittadini. E allora io perché ho fatto questo esperimento? Dice, ma questa è un'altra cosa. E perché, che cosa si vuol fare? La prima domanda che abbiamo fatto noi come comitati. Aggiungere in più altre centrali? Perché ci sono 64 istanze di permessi e di ricerca nella nostra amiata, 23 nei comuni interessati nella amiata e vicini. La domanda è, ci sono tutti i dati, li abbiamo messi anche nell'orte fossile, come chiamavano, l'orte fossile, andate a leggerli, c'è scritto tutti i dati delle ricerche. 64 ricerche e 23 comuni interessati. Quindi qui non si sta parlando di una centrale, qui si sta parlando eventualmente di rifarci un'altra caterva di fori e di altre centrali in tutto il territorio. Allora io mi sono fatto una domanda, come sarà la miata con tutte queste centrali, oltre a quelle flash già in attività per Castagnale e Bagnore? Ma sarà una monocultura, sarà come l'Ardarello, con i dati economici di degrado economico occupazionale. Andate a leggervi i dati IRPET, che sarebbe l'istituto regionale che studia i processi economici, vedrete lo stato di degrado che hanno i comuni di Lardarello, che hanno fatto la scelta per 30 anni o 40 anni della geotermia. Hanno la popolazione più vecchia, hanno il tenore economico più basso, redditi più bassi e hanno una monocultura. Basta fare la scelta. Vogliamo che sia questa la miata? Scegliamo questa e siamo d'accordo. Io credo di no. Noi del comitato abbiamo detto che si può fare altre cose da questo punto di vista. E poi un'altra domanda che noi vorremmo porre: chi ha deciso questa scelta? Che non si deve diventare così, che non si deve diventare il serbatoio della produzione energetica della geotermia della Toscana. Chi è venuto a spiegarci tutto e chiedere il consenso dei cittadini? Ecco perché noi diciamo che non si può parlare di un singolo progetto al di fuori di un contesto più generale di dove va a parare la miata, di che cosa vogliamo fare di questo territorio. Io non so se possiamo ancora salvarla la miata. Dopo il degrado già prodotto dalle centrali ENE, l'aggiunta di altre centrali, perché ogni giorno parte un treno, facciamo una centrale biomassa a Varia, però non guardiamo che un'altra forse la fanno a Radicofani, poi non sappiamo a Casecorto fanno il progetto pilota, poi di là ogni sindaco si fa le sue strategie, le sue cose, so che non c'è grande discussione nell'Unione dei Comuni di questi problemi, che semmai vi dedicate per delle questioni molto minori e non affrontate queste tematiche che sono fondamentali per il governo del territorio. Ma i sindaci dovrebbero farlo con una discussione, una riflessione, non si può fare una foglia alla volta, perché io mi sento a Miatino oltre che Badingo, e se vanno un troiaio a piano lo sento anche mio, e non possiamo continuare a ragionare con questa ottica e con questa questione di non governo del territorio. Con la discarica, con le parabole, quante ne vogliamo fare di altre cose, di altre questioni? Allora la domanda è come si può ridurre questo territorio. Poi vogliamo parlare di turismo, la miata, il bosco, le acque, i progetti turistici, ambientali, la sentieristica, sportivi, i progetti culturali, la via Francigena,
Ma quando la Niana sarà ridotta come tutte queste centrali, ma che ne andiamo a raccontare? Qualcuno ha detto, dice, ma ci avete colpa voi dei comitati perché andate a dire che la Niana è inquinata. Ma guardate che la gente si informa prima di venire in territorio, ma mica penserete ora poi internet che non lo sa che c'è le centrali. Dovremmo stare zitti. Sì, la colpa è nostra perché andiamo a dire come se noi volessimo di male del territorio. Noi li vogliamo bene a questo territorio, se diciamo che non vogliamo queste centrali inquinanti è perché li vogliamo bene, non perché vogliamo fare propaganda contro. Non ci potete accusare che siamo venuti al comitato a mandare via la gente. La gente lo sa da sé dove va in territorio a fare ferie o a vivere in un ambiente. Quindi non ci accusate che la colpa è nostra perché andiamo a denunciare questi fattori e questi inquinamenti. E allora noi dobbiamo a un certo momento fare questa scelta. E allora ma si è detto in questo convegno, e io l'ho sentito molte cose, che si può fare anche altre cose. Perché voi dite, ma noi non facciamo parte di questa storia dell'Enel, noi siamo un'altra cosa. Siamo venuti qui a dirvi che si può fare un'altra geotermia, che si può fare in un altro modo, che si può fare altre questioni. Allora la prima cosa che da domandarsi è, ma un anno e mezzo fa quando hanno fatto Bagnere 4, la regione non sapeva che si poteva fare queste cose? Ma capite? Ma non capite che discorso? Lo sapevano e invece hanno fatto una centrale di 40 mani e la hanno raddoppiata a Biancastagnai. Ma allora perché? Perché il problema è politico. Perché il problema è politico, è delle scelte della regione toscana. Se non sciogliamo questo nodo di come la regione ci ha fatto ormai il pacchettino, ci ha confezionato, noi giriamo intorno sia ai sindaci che noi dei comitati che voi con le vostre proposte. Questo è il punto centrale, perché non è possibile che Rossi non lo sapeva che si potevano fare. Avremmo discusso anche questo con i comitati, perché noi prima di, come si dice, a scatola chiusa manco ciri, non si compra niente, no? Però a un certo momento, ma almeno avremmo saputo dalla regione, veniva qui e ci presentava questa qui, bellina, sembrava, scusa una battuta, un po' come la Lego, dei migliori, ieri ci avete messo anche tutte le piantine in cima, tutte le cosine belline, era bellina vederla così. Vabbè, insomma, poi bisogna dirci dentro che c'è, insomma, no? Perché tutte le cose, per aprire le scatole e vederle. Però, siccome mi è piaciuta parecchio di più di quelle di piano, se dovessi far cambio ce lo posso subito. Allora però io dico, ma la regione non lo sapeva questa questione quando a un certo momento ha fatto la scelta di raddoppiarci le centrali e di darci altri troiai, perché ci piace un pianato di altri troiai. Allora io dico, ma ci stanno prendendo per il culo, scusate il termine, o siete convinti che insomma siamo montanari e tutta gente, no vabbè scusa, è una battuta, cioè, ma ci prendete in giro o a un certo momento pensate che noi ci dà l'anello, insomma non so che siamo diventati. Allora, noi abbiamo detto che si può fare un'altra cosa, l'abbiamo scritto chiaramente nel nostro documento, andate a leggere, si deve fare il piano energetico di zona e comunale. Dobbiamo, l'abbiamo scritto, crediamo che le amministrazioni devono lavorare seriamente ad un piano energetico comunale di zona che punti prima di tutto al risparmio energetico, perché prima di fare le centrali bisogna capire se si risparmia. Qui sembra una corsa per farne sempre di più. Non è possibile che non si punti a un piano energetico come di tutto che punti a risparmio, e non c'è una politica mi sembra in questo senso. Poi alla efficienza e alle fonti realmente rinnovabili e compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, come il solare, l'eolico, mini idraulico, pompe di calore, abbiamo detto al limite anche la media, se vogliamo discutere l'entalpia, ma dentro a questo contesto, non una foglia alla volta, un carciofo alla volta, un piano costruito prima di tutto, un modello nostro da costruire con la partecipazione e la gestione pubblica dei cittadini. Allora io voglio discutere questo piano, non voglio discutere una centrale sola a conto suo. Vorrei discutere questo piano, vorrei capire dove andiamo, anche dal punto di vista energetico. Poi non siamo così assurdi nel suo essere da essere. Abbiamo detto che il calore, che le serre, che tutto quello che si può fare nel territorio va bene. Non siamo così proprio ottusi. Non ci dipingete come gente che vogliamo per forza sempre con il no. Si può fare altre cose, si può fare il sì. Queste cose si dovrebbero fare e discutere con la Regione Toscana. Queste sono le cose che bisognerebbe discutere e affrontare con la Regione Toscana. Un nostro progetto. Un cambiamento dei modelli economico-energetico, un'energia cosiddetta decentrata, non altre megacentrali. Perché qualcuno l'ha chiamata una energia democratica,
Ora la democrazia è un parere un po' grosso, ma democratica vuol dire che te la costruisci te dal basso, vedi quali sono le cose che puoi fare con il calore, con la bassetta, eccetera, per il nostro territorio. Questo dobbiamo rifare noi, questo dobbiamo riappropriarci. E se su questa strada siamo d'accordo, noi tutti gli alleati che vengono, per noi sono benedetti, perché noi da soli come comitati non ce la facciamo. Non ce la facciamo. E chiudo, allora io vi invito. Che cosa bisognerebbe quindi fare secondo me? Noi abbiamo detto bisogna riporre alla regione il problema di questo territorio. Bisogna che i comuni si riappropino della politica, i partiti si riappropino della politica. Perché altrimenti non facciamo un passo in avanti. Non potete lasciare a noi dei comitati questa battaglia. Non potete lasciarci soli. Bisogna tondi che si parli alla regione e si dica che queste centrali devono essere dismesse e chiuse, che li si levino i soldi perché sono inquinanti, non è possibile dare soldi per le rinnovabili perché dovrebbero essere sostitutive delle centrali a carbone, quando poi dice Basosi e altri che inquinano più di quelle o al pari di quelle a un certo momento inquinanti del carbone. Ma come si fa a dare i soldi a queste centrali? Basterebbe levarli questo giochino. Basterebbe fare una legge dove si dice soldi si danno a quelle veramente rinnovabili e non a quelle che inquinano. E a Nele, e vedete che Nele domani, vedete che Nele domani andrebbe via, perché ci sta solo i soldi, non ci sta per altre cose. Non ci sta nemmeno per la produzione dell'energia elettrica. Io ho parlato tante volte con gli ingegneri, hanno detto ma noi della produzione che facciamo dell'energia elettrica della Lamiata, questi 60 megawatt mica sono una grande cosa, che dove ci interessa? A noi ci interessa soldi che prendiamo, milioni di euro che prendono l'Enel sulle bollette che paghiamo noi. Allora deviamolo questo giochino, cominciamo a dire che i soldi non li si aspettano. E questa è una decisione politica che si può fare, perché io non sono d'accordo che non si può fare niente, che bisogna aspettare il 2024. Perché se la strada è di dire ormai già queste ci sono, non si può fare niente, tondi, noi non siamo d'accordo, bisogna farlo subito. Perché o quei dati preoccupanti sanitari non sono veri e allora ci dite voi siete allarmisti e ci denunciate, o se sono veri non possiamo aspettare il 2024. Io non so nemmeno se ci sarò più, ma a un certo momento mi auguro di vedere questa finale. Io la voglio vedere giocare ora questa partita. No, scusate, sì, va bene, anche io mi tocco. Io voglio vederla giocare ora questa partita, voglio capire ora se c'è questa drammaticità, non possiamo rinviarla. Si va insieme sulla regione, comitati, sindaci e gli si dice che noi non possiamo essere con questa situazione occupazionale, dicevo sanitaria. Questo deve essere il giochino. E gli si chiede se le centrali, lo sapete che non hanno una valutazione di impatto sanitario, lo sapete, e chiudo. Vi sembra assurdo? Si va a rompere l'anima, non volevo dire un'altra parola, ma a rompere l'anima a un pellettiere, a un artigiano. Se non sei in regola, se metti il fumo fatto male, si fa chiudere a volte il piccolo imprenditore perché non è in regola, e a questi gli si permette di buttare tutti questi troiai nell'aria e non gli dice niente a nessuno. Perché? Perché non c'è la valutazione di impatto sanitario, perché con i soldi, si dice nel proverbio, si manda l'acqua per in su. E la soluzione, ho sentito qualcuno, scusate, chiudo, che fa parte anche di un organismo di un partito di maggioranza, che ha detto ma noi porremo il problema che i soldi non siano dati solo a comuni geotermici ma a tutti, al territorio, quindi li dovremo prendere anche noi. La soluzione non è prendere soldi per essere furbi qualche tedesco. La soluzione non è prendere soldi. La soluzione non è, perché questa non è furbizia, prendere qualche soldo anche noi. La soluzione è di dire che noi non le vogliamo queste centrali che ci inquinano, che si può fare altre cose. Si ridiscute e si fa un piano serio. E allora noi ci stiamo e siamo disponibili. Le problematiche sono assolutamente note. Questo convegno serve per impostare la conoscenza, la divulgazione e anche l'impostazione strategica riguardo al risparmio energetico. Con il nuovo piano regolatore, il piano di edilizia del comune, sicuramente verranno messe in atto tutto ciò che è possibile con le incentivazioni perché sia un'operazione concorde.
a partire proprio dal risparmio energetico, quindi l'impostazione anche in questo senso, diciamo, da parte dell'amministrazione è presente. Se siamo qui oggi e la possibilità di discussione, di dibattito, insomma, di intervento da parte di tutti è perché da tutti vogliamo avere un contributo. Sicuramente la nostra strategia, l'ho detto prima anche dell'intervento di Velia Rezzini, è quella di coinvolgere il più possibile le istituzioni vicine e quelle regionali su una problematica estremamente sensibile, ma comunque, diciamo, l'obiettivo, abbiamo detto, e anche negli 8 punti della carta della buona geotermia lo può vedere chiunque, è quello della sostituzione di queste centrali a emissione flash con le nuove tipologie di centrali, perché comunque questa che abbiamo definito fin dal primo giorno della nostra, diciamo, insediamento al nostro insediamento in regione, bisogna capire se quello che abbiamo sotto il tappeto, perché a 6 km sotto c'è quella risalita di magma, è per le nostre comunità una risorsa o una disgrazia. Sicuramente, lo ribadisco, la nostra comunità, le dimensioni del nostro comune e di tutte le comunità intorno alla Miata non possono prescindere dal fatto di non pensare di utilizzare un'energia di questo tipo. Questo è il mio pensiero condiviso, quindi si tratta di valutare quello che abbiamo e stiamo verificando anche attraverso questo convegno. C'è una possibilità, la possibilità della sostituzione, quella di battere i pugni a un tavolo, sono 20 anni, ai primi anni 90 che ho cominciato io personalmente. Per quello che ci riguarda non è questa la strada. La strada è di un convincimento che passa attraverso l'informazione, la consapevolezza, e dopo di allora si instaura la volontà. Il muro contro muro, mi sembra, l'ha detto anche qualcun altro ieri, lo diceva anche quello di Free. Il nome Ferrante non ha mai servito e non servirà mai a nulla. Questi sono i risultati che ci troviamo di fronte a delle centrali che palesemente, quantomeno come impatti vari, sono assolutamente di carattere industriale pesante che il nostro territorio non può sostenere. Stiamo parlando di altre cose. Per fare questo bisogna fare in maniera, e noi possiamo fare un pullman, 2 pullman di persone che vanno a Firenze, e poi che facciamo? Se non c'è una consapevolezza da parte prima di tutti degli altri sindaci che sono investiti dalla questione, vi garantisco che io mi sono trovato da solo a cercare di iniziare a rompere un muro di conoscenza nato. Quindi l'impegno dell'amministrazione nostra, tant'è che non ci siamo né mossi né fatto niente, non facciamo niente sotterfugi, e questa è la dimostrazione lampante, la parola è data a tutti e a tutti la possibilità di tirare le conclusioni, ma sappiamo perfettamente che le dimensioni, le caratteristiche della nostra comunità, è stata ribadita anche ieri, mi sembra, dal sindacato, da Lazzarelli, c'è la consapevolezza che, porto un esempio, i 200 dipendenti di Floramiata non vivono certo con i sentieri o con le orchidee. Io sono un amante estremo, appassionato, lo descrivo anche nei miei racconti, nei miei romanzi, di queste che sono queste cose, ma non si vive di questo, è facile, anche per me sarebbe facile nella mia condizione di professore, di professionista, di medico, di pensionato, di dire fermi tutti, non si fa niente, fermiamo il mondo noi qui, e voi domani che cosa vi aspettate dal futuro? Avete visto che occasioni e che possibilità nascono da un corretto utilizzo della geotermia? Si apre un mondo infinito, non possiamo stare dietro all'oscurantismo di chi vuole che niente si muova, perché la maniera peggiore per portare avanti un paese è una comunità. Siamo contro qualsiasi forma che vada da muro contro muro, anche la mia posizione politica deve tenere conto delle varie sensibilità, ma poi noi abbiamo e avremo il coraggio poi, informando la popolazione di quello che dovrà essere, perché non sarà il sindaco Fabrizio Tondi perché lui ha deciso o ha fatto. Signori, questo è un problema di una comunità che si deve interrogare, e tutti coloro della comunità saranno chiamati ad esprimersi, perché tutti, se non si fa la geotermia o non si sostituiscono le centrali o non si fa altre cose, signori, non è un problema per cui uno si taglia le vene. Il problema è di voi, specialmente giovani, come potete rimanere qui sulla Miata se non ci sono prospettive oltre quelle dipinte così anche in maniera, diciamo, oltre quello che le condizioni economiche e finanziarie possono dare di un territorio. Siamo qui per voi,
come amministrazioni, perché capiate quello che sta succedendo e le possibilità e le potenzialità di questo territorio. I posti alla USL, i posti in comune, i posti cosiddetti nelle banche garantiti, signori, non ci sono, bisogna inventarselo, inventarselo attraverso conoscenza, acquisizioni e nuove formulazioni. Quindi l'impegno, l'abbiamo detto prima, è quello di trovarsi e di far conoscere quello che sta avvenendo fuori da questo convegno, perché la prima cosa è la conoscenza, poi tutti saremo chiamati a dover decidere su questi importanti passi, perché non è un problema di ciascuno, di Tizio e di Sempronio. Il nostro problema è far conoscere potenzialità, rischi, pericoli e opinioni di questa cosa, ma non possiamo far finta che non esista. Esiste, bisogna capire se, quindi abbiamo detto ieri, non si tratta più oggi di capire se, ma come. E noi siamo qui in pista per cercare di far rendere quello che potrebbe essere una risorsa, capire se è possibile, o se invece, come sta succedendo oggi, praticamente ci troviamo con formazioni estremamente ingombranti in tutti i sensi, che devono essere rimossi. Noi siamo convinti che la rimozione non è che il 2024, quello che succederà nel 2024 avviene in questi due anni. O noi siamo capaci di progettare, di dimostrare, perché lei le dice che lei ha il back, cioè questo è un nodo fondamentale. Lei che dice io ho tutte le conoscenze, dico che sulla Miata le centrali a ciclo binario non si possono fare. Se non ci sono dimostrazioni concrete, pratiche, noi nel 2024 ci ritroveremo ancora questa cosa con tutti i pugni che dobbiamo fare, con tutte le cose che possiamo fare. E allora se vogliamo veramente incidere su queste cose bisogna cercare di far comprendere che tutto quello che stiamo dicendo stamani non è un sogno, non è che qualcuno si è svegliato una mattina e sta raccontando favole, è una realtà possibile e che può essere una realtà di sviluppo. Quindi tutte le strade sono percorribili, alcuni obiettivi sono comuni a tutti noi, certo che sono comuni a tutti noi, e noi siamo qui pronti a raccogliere, diciamo, iniziative e concordare iniziative che possono andare con questa direzione. L'abbiamo proposta, però noi siamo qui, ci siamo messi in pista, io come vostro amministratore del comune di Abbadia San Salvatore da subito ho preso questo impegno e questa volontà e lo sto dimostrando, guardate quanta gente c'è qui oggi, quanta c'è stata ieri, che livello di discussione, e non si nasconde niente, non si nascondono ipotetici rischi, non si nasconde assolutamente niente, tutto quello che può essere, ma ci fanno vedere attraverso il buco della serratura la grande potenzialità che possiamo avere nelle sue mille sfumature. Scusate, grazie. Grazie mille. Allora, per il prossimo intervento, visto questi due interventi sia di assessore rinnovabili sia del sindaco, volevo darvi un piccolo spunto a proposito di Enel. Guardate che con le energie rinnovabili gli scenari mutano con una velocità pazzesca. Gli incentivi per il fotovoltaico hanno compiuto 10 anni e furono decisi 10 anni fa, in realtà quasi come un contentino. Né il governo Prodi che li aveva decisi, né tantomeno Enel, pensavano che le rinnovabili avessero avuto il successo che avevano avuto. Al punto che allora Enel Green Power era considerata un giocattolino sostanzialmente, d'accordo? 10 anni dopo Enel Green Power, con tutte le contraddizioni che può avere rispetto alla Miata o altri posti, ha salvato il bilancio di Enel, perché se non fosse andato in positivo Enel Green Power, Enel avrebbe avuto un bilancio negativo, con conseguenze pesantissime, d'accordo? Ecco, questo ora non è una questione, non io non sto tirando la colmina di Enel Green Power, però vi voglio fare questo esempio. Per dirvi che le tecnologie oggi sulle rinnovabili stanno facendo passi da giganti, stanno accelerando in una maniera pazzesca e possono mutare gli schemi energetici nel giro di pochissimi anni. Potrei andare avanti, voglio dire, il fotovoltaico ha diminuito del suo prezzo l'80% in 10 anni e continuerà. Tra qualche anno, mettersi sul tetto l'impianto fotovoltaico
per farsi l'energia elettrica da soli, senza incentivi, senza niente, sarà una cosa che assomiglierà molto a comprarsi una lavatrice, sostanzialmente, d'accordo? Le pompe di calore, 10 anni fa noi avevamo un'unica impresa che faceva pompe di calore in Italia e vendeva quasi tutto in Austria e in Germania. Adesso c'è il boom di questi dispositivi che permettono, diciamo, di sfruttare in maniera intelligente l'energia, d'accordo? Per cui di qui al 2024 sono 8 anni dove io, che mi occupo di energia rinnovabile da 25 anni a livello giornalistico, francamente so che si svilupperanno, perché il livello di investimenti a livello mondiale, sia in ricerca e sviluppo, sia in applicazione delle tecnologie, è pazzesco. Tenete conto che sulle rinnovabili si è investito di più che sulle energie fossili, nuove, parliamo di nuove installazioni, a livello mondiale nel 2015, d'accordo? Per cui è uno scenario che va osservato giorno per giorno e che va gestito anche giorno per giorno, d'accordo? Perché è possibile che ci siano delle innovazioni, applicazioni tecnologiche sotto questo profilo che estremamente interessanti. E chiudo, sotto questo profilo, chiaramente dire Enel che dice non si può fare geotermia binaria in determinati territori, insomma, va preso abbastanza con le molle, perché voglio dire, 5 anni fa volevano fare il nucleare in Italia, volevano investire 18 miliardi di euro per 4 centrali nucleari, che avremmo gli ennesimi cadaveri nei quali sarebbero stati buttati un sacco di soldi se non ci fosse stato il referendum, d'accordo?